il lato viola del ring e l'Ariatto presentano un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e sono qua come ogni mattina alle 8 su YouTube o su Spotify, scegliete voi, dove preferite ascoltare, a raccontarvi comunque qualcosa che riguarda la storia del Puro Resu. E oggi di storia dobbiamo proprio parlare, perché si va indietro nel tempo fino al 1935, il primo novembre del 1935, quando nasce Yukiko Tomoe, che è sostanzialmente la Joshi più longeva al mondo. Sì, lei è quella che attualmente è la più anziana di quelle in circolazione. È una donna di 86 anni ormai, compiuti da poco, e sostanzialmente ha una delle carriere più belle all'interno del mondo del Joshi Puro Resu, avendo vinto sia un titolo molto importante come quello della All Japan Women, ma anche il titolo NWA. Nel 1968, infatti, per quasi un mese ha detenuto il titolo, portandolo via a Fabulous Moolah, salvo poi restituirglielo, ovviamente, perché Fabulous Moolah in quegli anni, in quel periodo, era a capo di tutto ciò che riguardava l'universo femminile americano. Però Yukiko è stata negli Stati Uniti, è riuscita a vincere questa cintura ed è stata anche, fino adesso almeno, l'unica giapponese a riuscire ad agguantare quel titolo così prestigioso, così importante, che da così tanto tempo fa parte del mondo del pro wrestling. Ovviamente la sua carriera è stata una carriera abbastanza corta, come la maggior parte delle Joshi del passato, poi qualcuna ovviamente è rimasta ancora in giro, però lei sostanzialmente è stata una lottatrice dal 1955 fino al 1970 circa, e ha collezionato diverse vittorie, diverse cose molto importanti. È stata sia una lottatrice negli Stati Uniti che in Giappone, quindi ha unito due mondi che sembrano tanto separati, ma che ogni tanto si incontrano, e benché mai. Quindi di lei abbiamo parlato, vi ho anche detto che è l'unica giapponese. Sì, lo so, voi state pensando, ma davvero l'unica giapponese? A me sembrava che ci fosse un altro nome giapponese all'interno della lista delle vincitrici. Beh, magari sì, o magari semplicemente non era veramente giapponese, ma questa è la storia che terremo per un altro Lariatto. Nel frattempo io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a un prossimo un Lariatto al giorno, che sarà ovviamente dal lunedì al venerdì, anche nei prossimi periodi, nei prossimi mesi, speriamo nei prossimi anni. Nel frattempo vi ricordo anche che siamo su Twitch, il canale è Il Lato Viola del Ring, e ci trovate tutti i martedì alle 18, potete venirci a trovare lì. Lì non parliamo tanto del passato, parliamo del presente, delle mazzate che si danno oggi, e perché no? Perché non venite a seguirci, sarà divertente e sicuramente a noi farà tanto piacere. Grazie di cuore per aver seguito anche questo Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto. Noi ci risentiamo alla prossima.